Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 5 novembre. Sono in treno e quindi dovrete scusarmi per l'audio, che è sempre un casino quando lo faccio su questo iPad, è un po' traballa. Andiamo subito sui temi della giornata perché faremo una rassegna light, ma ci sono moltissime cose che sarebbe il caso da raccontare. Innanzitutto questa follia, ve la dico subito, la follia delle zone rosse. Il Corriere della Sera dice partenza tra le proteste, ma il punto fondamentale, guardate, scusatemi, io la dico molto semplicemente perché abbiamo poco tempo. Il titolo e il pezzo fondamentale di oggi lo fa Vittorio Feltri, con la semplicità di Vittorio Feltri, che secondo me in questi casi è quella che rende di più. Ma perché scrive Vittorio Feltri sul Libero la Lombardia è una zona rossa e la Campania no? Me lo spiegate? Abbiamo raccontato la campagna del casino, del lanciafiamme, dei contagi, del Cardarelli, dei pronti soccorso, mentre mi sembra che invece nella Lombardia ci sono i contagi, ma ci sono anche gli ospedali in fiera che funzionano, le assicurazioni costruite prima, comunque l'efficienza. Certo, ci sono i medici lombardi, anzi milanesi, che chiedono il lockdown, ma io direi che ce ne sono altrettanti che lo chiedono in Lombardia, in Campania. Il Premier, dice Feltri, vuole castigare le regioni del centrodestra. Semplifica Feltri, ma dice quello che tutti quanti noi pensiamo: l'idea che la Lombardia sia in zona rossa e la Campania sia, come titolo il Corriere del Mezzogiorno, con le restrizioni inferiori rispetto a tutte le regioni italiane, inferiori financo a quelle per esempio della vicina Puglia, dà il senso che forse o questi scienziati con i loro parametri poi dopo alla fine sono completamente scollegati dalla realtà, oppure loro ci vogliono sempre e comunque dare l'idea che loro sanno tutto più di noi e che capiscono tutto più di noi. Insomma, quel pregiudizio scientista, non scientifico, scientista illuministico, per cui chiudiamo la Lombardia con quello che vuol dire chiudere la Lombardia. Ricorda Feltri ad esempio come in alcune province della Lombardia, ad esempio Bergamo, i tassi di contagio siano decisamente più bassi, visto che la botta l'ha presero. Ma così è, e purtroppo noi subiremo questo decreto zitti e muti, perché noi siamo gli stessi che si lamentano del Trump e della schifezza che ha rappresentato nel suo atteggiamento nei confronti delle elezioni americane, mentre invece siamo qua a fare pippa se il Presidente del Consiglio Conte rimanda il decreto urgente per 2 giorni, e per 2 giorni ce lo spiega in ritardo, e poi la sera racconta che fra 2 giorni arriverà. Doveva essere urgente lunedì, è arrivato venerdì e ancora non sapevano le persone come organizzarsi nelle ultime ore. Io la trovo una cosa scandalosa, così come devo dire Libero e La Verità in parte. Gli altri giornali invece si occupano di altro, cazzeggiano rispetto al punto fondamentale. Peraltro abbiamo anche perso l'unico punto di riferimento che esce dall'ospedale e dice si guarisce da questa malattia, più punto di riferimento, voglio dire, con tutti i suoi limiti e tutti i suoi effetti, che si chiamava Donald Trump. La faccia dell'ottimismo, la faccia del fatto che che questa malattia si potesse sconfiggere. Per il resto si discute, ma questa era la faccia. Ci troviamo uno che, se se la becca, piagnucolerà alla Pellegrini, per intenderci. Le regioni hanno superato il limite, invece è il tema della Repubblica. La Repubblica è straordinaria oggi, sul taglio basso di Repubblica, perché aprono su Biden e su tutte le notizie internazionali, scelta editoriale comprensibile. Beh, ma la cosa incredibile, come sapete, c'è il titolo nelle prime pagine e poi c'è quello che noi chiamiamo il sommarietto, quelle 5 righe che raccontano il titolo. In genere i sommarietti non sono commenti, a meno che non siano firmati, a meno che non siano graffi, come qualcuno li definisce, spigolature. In quel caso è il sommarietto che racconta quello che poi nelle pagine centrali verrà raccontato. Il sommarietto della prima pagina di Repubblica non parla delle zone rosse, non parla delle notizie, ma dice che le regioni hanno superato il limite e stanno, è ora di superare le benevolenze storiche nei confronti delle regioni. Devo dire che si deve essere fumato della canna bis, ma di quella buona, quello che si occupava della prima pagina di Repubblica, per 2 motivi. Il primo è un errore da matita blu, ma lì insomma è proprio il posto in cui non ci vanno i commenti, ma ci vanno semplicemente le notizie. E B, ma quali cazzo sarebbero queste benevolenze storiche delle regioni, che dal 1970, da quando sono nate, liberali e una gran parte del centrodestra ha detto che le regioni sono enti di spese mostruose. Certo, un'altra parte del centrodestra oggi, cioè quella autonomista leghista, invece ha pensato che le regioni fossero cosa buona e giusta. Devo dire che, pensando a quello che stanno facendo rispetto alla regione Lombardia, mi viene voglia di dar ragione agli autonomisti lombardi e veneti, perché francamente questa roba della zona rossa in Lombardia grida vendetta da tutti
di lati, tant'è che oggi lo dice in tanti comunicati Fontana, il presidente Lombardia, ma ragazzi, ma che siete matti? Tra l'altro Fontana non la pensa mica come me. Fontana è uno dei rigoristi, dei chiusuristi che maggiormente hanno cercato di tenere chiusa mascherina, zone blu. Voglio anche dirvi che Fontana ha fatto il decreto, cosa che c'è scritto oggi sui giornali, di chiusura della Lombardia, sulla quale è nato il decreto statale, e poi lo chiudono peggio di quando. È una cosa incredibile, veramente incredibile. Nel frattempo Conte, Natale, meglio senza cenone, il messaggero se ne accorge, ormai questo è diventato quello che ci spiega come ci dobbiamo comportare. Siamo impazziti, siamo qua che facciamo le pulci a Trump e Biden e ci abbiamo in casa un pazzo che ci spiega che a Natale non dobbiamo fare il cenone. Ma dove cazzo si è affitto? Ma chi il potere gli è? Chi gliel'ha dato il potere di decidere con chi faccio il cenone? Ormai, voglio dire, ci siamo talmente assuefatti ai lockdown, alle scelte, non possiamo uscire di casa, non possiamo far fare pipì al cane. Il messaggero dice che nelle nuove zone rosse, cioè la Lombardia, tra le 20, no, scusatemi, in tutto il coprifuoco dell'Italia, dalle 22 alle 5, la pipì al cane non la puoi far fare. Quindi, voglio dire, che fate? Boh, non lo so, non la potete far fare. Nel frattempo salta, nota il quotidiano nazionale, la prima della Scala, e non avveniva neanche dai tempi della guerra. Cultura, sport, tempo libero. Io prima o poi qualcuno che si ribelli davvero a questa situazione veramente lo vorrei. Il giornale sceglie la sua linea che, insomma, io condivido fino a un certo punto, nel senso che condivido totalmente, ma io sono dell'idea che oggi il vero scandalo sia la zona rossa in Lombardia e non in Campania, come dice Libero, mentre il giornale titola "Adesso pagate", continua su quella sua corretta polemica di dire: se tu mi hai chiuso, mo mi risarcisci. È corretto, ma è velleitario, perché non ci sarà mai la possibilità di risarcire milioni di esercenti che non lavorano più, milioni di negozi che non lavorano più, milioni di cittadini che non hanno più le loro attività, che sono legate semplicemente alla socialità. Ragazzi, è irrisarcibile. Poi è anche molto divertente il pezzo di Sallusti che dice: perché lo chiamano ristori? Perché non li chiama indennizi? Perché non li chiama risarcimenti? Perché l'indennizzo e il risarcimento è comunque proporzionale alla perdita che uno ha subito, mentre la parola ristori, in questa specie di leguleia e situazione italiana fatta da avvocati de Foggia che ci spiegano come va il mondo e che non possiamo fare i cenoni, ristoro è una specie di concessione, una liberalità, non è un risarcimento. Ti do qualche cosa, è il buon samaritano che ti dà qualche cosa, il malconcio che viene trovato nella piazza Ugo La Malfa a Roma ad Alberto Sordi e viene ristorato dall'uomo che girava per il mondo con la Rolls bianca. Questo è il cazzo di principio col quale vengono chiamati i risarcimenti nei decreti. Frattanto, prima di arrivare alle questioni americane che riempiono ovviamente tutti i giornali, ma le quali ce l'ho fin sopra i capelli, avendo fatto fino alle 6 di mattina la diretta l'altra notte, motivo per il quale non ho fatto la zuppa ieri e me ne scuso, i pescatori sequestrati, vi ricordate la storia di Haftar, i pescatori di cui abbiamo parlato tante volte a Quarta Repubblica, praticamente unici nel panorama italiano? Beh, devo confessare, insieme al giornale, devo dire, a Fausto Biloslavo e Michele Sin, che ne hanno parlato più volte, oggi Repubblica dice, sarebbe clamoroso, che la Marina italiana sarebbe potuta intervenire ma non bloccò quell'operazione di sequestro nei confronti dei nostri marinai in Libia. Io, come la vedo, sarò trampiano quanto vi pare se una truppa di Haftar prova a bloccare due pescarecci italiani, le nostre pattuglie della Marina Militare sparano, avete capito? Sparano! Vabbè, straordinaria la storia di questa cosa del bonus, cioè mentre ci chiudono in Italia, ieri facevamo il bonus per la bicicletta e per il monopattino elettrico, una minchiata di proporzioni galattiche, ne aveva parlato il giornale correttamente due giorni fa, ma il punto straordinario che racconta oggi Roberta Amoruso sul Messaggero non è tanto e solo che non ha funzionato il giorno del click perché è andato in bomba il sito gestito dalla Sogei, come se non ce lo fossimo aspettati, vero Ministro? Costa, non solo il fatto che non siamo riusciti ad autenticarci con la SPID che doveva essere questa straordinaria operazione di autenticazione, no, non solo per quello, sapete perché? Perché ci sono le truffe, questi cazzoni che cosa fanno? Comprano 500 euro del bonus e lo rivendono su eBay e su subito.it, e questo dà il senso che il bonus non serve assolutamente a una minchia, non serve assolutamente a nulla, è semplicemente una regalia a pioggia data dai pochi fortunati che sono riusciti a portarselo a casa.
pezzo di Roberta Moruso per capire questa follia del click day. Travaglio, beh vabbè, favoloso, Travaglio se la prende con Giuliano Ferrara e con Mattia Feltri, che in maniera dignitosa, esplicita, a petto aperto, hanno il coraggio di difendere la loro amicizia con Denis Verdini, anche mia peraltro, di cui veramente sono addolorato del fatto che Denis Verdini è in galera. Quindi io sono addolorato di questa situazione di Denis Verdini, condannato per bancarotta fraudolenta, 6 anni di galera, e Travaglio, tutti noi che abbiamo permesso di dire una parolina a difesa di Verdini siamo considerati alla stregua di dei delinquenti. Un abbraccio a Verdini e alla sua famiglia. Voi ovviamente potete dire quello che vi pare, ma io della mia zuppa di porro faccio esattamente quello che mi pare. Legge contro l'omofobia, beh, una roba pazzesca. Mentre noi stiamo occupandoci appunto dei ristori, dei decreti, delle zone rosse, il Parlamento ha fatto questa legge che, continua a dire, forse più unico che raro, Borgo Nuovo, il bavaglio LGBT, attenzione a quello che dite, reati d'opinione, sono diventati giudizi, se volete tranchant, giudizi se volete sgradevoli, giudizi se volete volgari, ma se toccano la sessualità non etero, beh, allora succede un casino. Sto anche attento a quello che dico, perché qua io rischio la galera fino a 6 anni se dico una cazzata, fino a 6 anni, io la trovo una cosa allucinante, ragione Borgo Nuovo. E tra l'altro, stupendo, il giornale si accorge che in questo momento hanno anche con questa legge stabilito che ore alle elementari ci sarà un'ora di lezione sull'antidiscriminazione. Va fanculo! Quando chiudono le scuole, si occupano di mettere le mascherine ai bambini sotto i 10 anni, non ci sono i presidi, non ci sono i professori, non si fanno i concorsi, sono fatiscenti le scuole, le abbiamo riempite con 3 miliardi di banchi totalmente inutili, e cazzo facciamo, il Parlamento cosa fa? Tutti contenti, questi 1000 imbecilli votano un'ora di antidiscriminazione per gli elementari a scuola. Questi sono, cioè, ti viene veramente una rabbia, l'antidiscriminazione, ma che cazzo vuol dire? Vabbè, no, guarda, non, mi viene sangue al cervello. Nel frattempo, nel concetto di questo mondo straordinario, sapete, Miroslavo cosa ci racconta? Che il terrorista a Vienna, quello che uccide 4 persone la notte scorsa, sapete come riesce a uscire dal carcere? Perché non è soltanto l'Italia cretina antidiscriminatoria, grazie a un corso che ha fatto con una piccola ONG, un po' come l'ora di antidiscriminazione stabilita dalla legge LGBT, capito? Le minchiate di gente che non ha presente come gira il mondo. Beh, sapete perché esce? Esce questo terrorista che poi ucciderà 4 persone, ci spiega Fausto Miroslavo, perché fa un corso di rieducazione dal fondamentalismo islamico, cioè, come si dice, per farsi deradicalizzare, come se ci fosse un corso fatto da 4 professori filo islamici, filo fondamentalisti, sicuro, ci metto la mano in culo sul fuoco. Beh, fa questo corso ed esce dalla galera, poi dopo qualche anno uccide 4 persone. Questo è il principio, no? il corso, voglio dire, non siamo soltanto noi italiani completamente cazzoni. Biden, c'è posta per te, il titolo che è forse più interessante oggi dei giornali, perché Biden sembra in vantaggio. Vi segnalo 3 cose su Biden. Belpietro, che dice il trumpismo, anche se Biden dovesse vincere, ha vinto. La Maglie, che dice che le urne sono inquinate dai media, dai sondaggi e da questo voto popolare che passa per le poste, un voto molto poco controllato. Ma il pezzo migliore lo fa Ferrara, da grandissimo antitrampiano, molto più di tutti gli altri, e conoscente dell'America molto più degli altri, dice: Trump non è stato sconfitto come volevo, non è stato distrutto come volevo, ma ha preso più voti che nel 2016. Non c'è stata una sconfessione americana che io avrei voluto del trumpismo. Se voi leggete Ferrara, oggi capite come di fatto il trumpismo, dal suo punto di vista, ha vinto. Ha perso di fatto per noi, invece, che avremmo preferito Trump a Biden, per il semplice motivo che se dovesse perdere il Presidente della Repubblica, quel tipo di cultura, come possiamo dire, anticonvenzionale, anti-ora
antidiscriminazione, oppure contro le ONG che pensano che si possono deradicalizzare i giovani fondamentalisti islamici. Ecco, quella roba là ce la siamo giocata. Fantastiche le ultime due notizie. Una riguarda l'utile di Banca Intesa, 3 miliardi, ma non può distribuire cedole, ce lo spiega il Sole 24 Ore. E Mattia Feltri, favoloso, ci racconta che i grillini del Parlamento Europeo licenziano 8 dipendenti, proprio loro che vogliono il blocco dei licenziamenti. I grillini europei, siccome non si mettono d'accordo, 8 loro dipendenti della comunicazione, pensate un po' quanti, vengono licenziati. Beh, insomma, i grillini predicano bene e razzolano male.